Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Allora, quest'oggi vi farò vedere la ricetta dei fiori di zucca fritti. Semplicissimo farli, ci mancherebbe, però magari qualcuno li fa in un certo modo, altri mi hanno detto che gli viene la pastella dura e quindi vi farò vedere più o meno come faccio io. Non che sia la ricetta perfetta, ma a noi No, viene la nostra bene. ricetta. A noi viene bene. Piccola premessa. Abbiamo i fiori di zucca freschi, che poi non sono di zucca, ma di zucchina. Vi volevo far vedere una differenza. Quelli che hanno il pistillo grosso sono le femmine. Quelle che invece hanno il pistillo più piccolo, queste in teoria sono tutte femmine, perché hanno tutte quante il gambo. I maschi invece non sono direttamente attaccati alla pianta, I maschi non hanno non questo. hanno questo gambo lungo, infatti sono tutte femmine, quelli qua, i pistilli grandi. Ora non li ho lavati, ovviamente ora andrò a farlo, perché questi una volta lavati devono essere consumati immediatamente. Ecco, questo ce l'hanno già dato rotto e vabbè, succede purtroppo quando li compri nelle confezioni. Dicevo, vanno immediatamente lavorati e fritti. Per quale motivo? Perché sono talmente delicati che bagnandoli in acqua e poi lasciandoli lì già lavati, i petali diventerebbero macerati. Quindi proprio tatà, Tatà, esattamente. Infatti questi che io ho comprato questa mattina, sono le 7 di sera e come vedete già sono rovinati. Perché? Perché sono stati sicuramente un po' in umido dentro i frigoriferi, quelli del supermercato, e questo è quello che succede. Vabbè, li useremo comunque. Quindi adesso io vado a lavare questi quasi belli fiori di zucca, vogliamo dire zucchina. tutti gli ingredienti che dobbiamo fare, perché sennò dopo dobbiamo fare il tatà. Esattamente, forse è meglio, grazie del consiglio. Allora, useremo della pasta d'acciughe e dell'alice, Molto poca. molta po' per lui, senza alici, mi raccomando, perché, vero amore, A perché a me te non non piace. piacciono, ok. Della mozzarella di bufala, Questa tanta per me. preferisco questa piuttosto che la mozzarella di mucca normale. Ovviamente per la pastella, del sale. Un pizzico di Per bicarbonato, digerire, quindi no, no, serve no. per gonfiare un pochino la pastella, un paio di cucchiai d'olio, della farina 00 e dell'acqua calda. E l'olio per Quindi friggere, l'olio per friggere, vabbè, e quello è dopo. Adesso andrò a lavare i fiori di zucca e vi farò vedere quello che, insomma, ecco, vabbè. Quello che viene fuori. come si procederà alla ricetta. A fra poco. Allora, intanto che la mia assistente sta lavando i fiori di zucca, io vi faccio vedere come faccio la pastella. Metto circa 3 etti di farina. Ormai io vado a occhio, non ce la posso fare a prendere la bilancia ogni volta. Una presa di sale. Un pizzico di bicarbonato, il famoso olio, Famosissimo. eccolo qua, olio extravergine d'oliva, mi raccomando, eh. Messo 2 cucchiai, più o meno, e acqua calda, semplicemente. Ne aggiungo fino a che non otterrò la consistenza da me preferita. Un altro pochino. Ops.
il piatto pronto. No. Intanto abbiamo fatto a cubetti la mozzarella, a cubetti o a striscioline? Come... No, a striscioline la mozzarella. Questa a cubetti è una ricetta nella ricetta. Voglio fare la mozzarella fritta. Quella. Però per quella mi servirà l'uovo, la farina e il pan grattato, non la pastella. Quindi svegliamo due ricette in una oggi. Sì. Lo sai che io in corso d'opera poi invento, creo, accidenti, faccio. Niente, non ci vuole far vedere quello che è un attimo solo, così. Devo un attimo solo, gli devo dare una bella mescolata veloce veloce per togliere questi due grumetti che si sono formati. I grumetti. Esatto. Allora, eccola qua la consistenza, guardate, Straccetti. Densa, ma liquida, nel senso che è densa, ma è anche liquida. È morbida, oddio santo, mi comincia, è morbida, però vedete, rimane piuttosto, sì, fa come degli straccetti quando la tiriamo su. Io l'avevo già detto. Bravo amore, lo so che tu l'avevi già detto. Però tu mi devi interrompere. Oddio, io questa storia, basta, da quando ti hanno detto sta cosa, su. Ma è vera, me ne sono accorto. Va bene, hai ragione. Ok. Me lo diceva sempre nonna che... Sì, la famosa nonna, quella della ricotta che non ha mai fatto, vabbè. Allora, ci vediamo tra poco al riempimento dei fiori di zucca e poi all'immediata frittura. Velocissimamente, più veloci della luce. Allora, lavati, li apro, metto un pezzettino di mozzarella di bufala. Perlomeno io uso questa, poi potete usare anche la mozzarella normale, senza nessun problema. Metto un pochino di pasta d'acciughe in questo, perché purtroppo mi sono resa conto che ho poche acciughe. Do una giratina veloce. Nel frattempo ho messo la padella con l'olio, ne faccio un altro. Alcuni lascerò il gambetto, questo non lo aveva e quindi di conseguenza non potevo lasciarlo, non c'era. Dicevo, mozzarella di bufala. La pasta d'acciughe. Lo chiudiamo delicatamente e lo portiamo qui. Dicevo, lascio un pezzetto di gambo, ovviamente non così grande, perché è molto più semplice da girare nella pastella. E anche da prendere successivamente, quindi sempre il pezzettino di mozzarella di bufala, questo è un pochino grande, mettiamo questo un pochino più piccino. Ricorda di quelli da fare senza pasta d'acciuga. E infatti questo l'ho fatto senza, li metto qui così non mi sbaglio. Dio santo, queste acciughe, tra acciughe e prezzemolo non si sa. Guarda, te ne faccio anche uno grande, così. Bravissima. Eccolo qua. Una volta stavamo in un ristorante e mi hanno portato un piatto, dopo avergli detto senza prezzemolo, totalmente ricoperto di prezzemolo. No, non glielo raccontare, che sennò pensano che sei maleducato, dai, non è vero. Vabbè, sei talmente arrabbiato che ha soffiato via il prezzemolo dal piatto, una vergogna. No, era caldo e quindi dovevo soffiarci sopra. Certo. Allora, nel frattempo credo che l'olio sia pronto. Eccoli qua. Ora vediamo un po'. Sì, l'olio è pronto. Quindi ci trasferiamo sui fornelli. Eccoci, stiamo andando. Tolgo la forchetta. E ora metto il primo fiore di zucca. Adesso sto mettendo quelli con la lice, quindi mi devo ricordare poi di metterlo in piatti differenti, perché certo, se no è una tragedia. Enorme tragedia. Sì.
eccoli qua. Ora questi invece sono quelli, ovviamente vi sporcherete le mani, è normale. Lascio un pochino di gambo. Quindi così li posso riconoscere da quelli. Bravissima. Grazie. Da quelli con la liscia, intendevo. Ecco qui. E ora aspettiamo che vengano dorati su un lato qualche minuto, poi li giriamo, li facciamo cuocere sull'altro e li scoliamo in abbondante carta assorbente. A fra poco. Questo è il risultato finale. Adesso mi auguro che a tavola con Silvia abbia messo il segnetto su quelle con le alici e quelle senza, se no stasera a letto senza mangiare. Un commento? E lei perché non commenta perché ha paura, perché sa che lo faccio. Certo. Perché io quando mi metto sono terribile. Una furia. Un terrore c'ho, guarda. Un terrore. C'ho proprio un terrore. Comunque questo è il risultato, a me sembrano perfetti, poi giudicate anche voi, diteci la vostra se vi sono piaciuti, anche se la ricetta non è finita, perché a tavola con Silvia ci aveva promesso un'altra ricettina nella che ricetta. Che sto preparando. Oh, non mi fa parlare pure a distanza, mi fa fallo tu il video. Sta lì, dove. Solo che sto preparando. Sta preparando. Ma sto parlando io con i miei amici. Scusa. Allora, intanto, se vi è piaciuta questa ricetta, questa prima parte di ricetta, mettete un bel mi piace, condividete il video sulle vostre pagine Facebook o qualche altro social. E iscrivetevi a Video Ricette Insieme. Madonna, quante cose devono fare. Venite però a trovarci anche sulla pagina Facebook a tavolaconsilvia.it e lì troverete tantissime altre ricette passate, presenti e future. Sembro uno che legge le carte. E poi iscrivetevi al nostro gruppo di Facebook, tutti a Tavola con Silvia. E anche lì vi chiediamo una cosa molto particolare. Vi chiediamo di mettere anche le foto dei vostri piatti, perché tutti a tavola con Silvia è un gruppo di cucina. Ma tutti dei vostri piatti, scusami se ti interrompo, e delle vostre ricette? Certo. Che noi vogliamo assolutamente, cioè, aspetta, noi vorremmo assolutamente vedere anche le vostre ricette, perché io lo so che c'è un cuoco e un appassionato di cucina in ognuno di voi. Possono anche non essere perfette come non lo sono le nostre, non vi dovete assolutamente preoccupare, però magari le vostre idee possono diventare anche le nostre e viceversa. Certo, perché infatti ringrazio tutte coloro che le mettono spesso. Sì, certo, perché comunque ecco, a noi fa piacere se voi a casa potete rifare i nostri piatti, copiarli senza problemi, o magari anche chi guarda i nostri video e poi li modifica a gusto proprio. Fateci certo sapere come li modificate, perché noi siamo certo interessati anche a questo. E che dire, a tavola con Silvia, io credo di aver ammorbato i nostri amici abbastanza. Sì, infatti. E adesso a tavola con Silvia arriva e vi fa vedere come si fanno. Scusate, io lavo le mani, come sapete. Adesso ci fa vedere le mozzarelline fritte, quindi togliamo fiori di zucca. Scusate se il tavolo non è proprio pulitissimo, ma abbiamo più ricette. Allora, abbiamo un uovo sbattuto con un pochino di sale, un pochino di pangrattato, un pochino di farina 00 e tocchetti di mozzarella, va bene? Scusate, io alzo e giustamente dimentico sempre. Allora, facciamo prima questo, lo passiamo nell'uovo, poi lo passiamo nella farina. Poi lo ripassiamo nell'uovo e poi lo facciamo cadere nell'uovo e poi lo passiamo dentro al pangrattato. E via dicendo. Mi raccomando, allora, uovo, farina, uovo, pangrattato.
e poi li andiamo a cuocere. Va bene? Vediamone un altro. Rilavo le mani. Ovviamente. Prendi la cera, togli la cera. Non ce la posso fare proprio a tenere le mani che sento che c'è qualcosa sopra. Mi dà un fastidio terribile. Quindi uovo. Allora, uovo. Farina. Bene, mi raccomando, su tutti i lati. Uovo di nuovo. Che battuta, ragazzi. E pan grattato. Ok. Sembra quindi facile. Proseguiamo così e dopo ci rivediamo per il fritto misto, perché in corso d'opera io, è vero che ho modificato la ricetta e non faccio più solo i fiori di zucca. Ce n'è una terza, ragazzi. Ce n'è anche una quarta. Vabbè, ragazzi. La quarta neanche io lo so. Eccola laggiù. Le bucce di patata. Una, due, tre. E le patate con la pastella che stanno friggendo. Anzi, vado, perché sennò mi si bruciano. A fra poco. Ciao ragazzi. Eccoci qua, il risultato finale: patate con pastella, fiori di zucca fritti, mozzarelline fritte, bucce di patate e questo è un tocco di colore, bruschettine con pomodoro, aglio e basilico. Che spettacolo. Io ho avuto già l'onore di assaggiare le patate e sono buonissime. Ora volevo far vedere la morbidezza della pastella per farvi capire che questa ricetta che uso io, ecco, viene in questo modo qui, viene bella morbida, e questa viene invece bella croccante. Dipende, è la stessa pastella, ma va da verdura a verdura, ecco. Va bene? Le mozzarelle sono curioso di assaggiare. Le mozzarelle le assaggeremo. Ora andiamo perché sennò si freddano. Vi faremo sapere. Ciao a tutti. Ciao.